tornati con un nuovissimo video. Allora, nel video di oggi vi faccio vedere un po' come mi organizzo per lo studio, perché ho praticamente la prova scritta del mio concorso pubblico questo martedì. Ma come sta andando lo studio? Potrebbe andare meglio, però tra lavoro, palestra, aikido, la tesi del master che ho lasciato incompleta ormai da tipo 2-3 settimane che non la tocco, insomma un po' un casino. Comunque io mi sono preparata con essenziali, gli evidenziatori, il manuale che è questo qua dell'EDISES, esattamente, ovviamente non lo vedo tutto ma vedo solo le cose più importanti, acqua in questo bellissimo bicchiere di Casanova con Drama Queen, perché bene sì, sono io, anche se in realtà oggi mi sento più allergic to people che uno degli altri bicchieri che ho. Study with me sottofondo. Esatto, vedete? Ho messo in sottofondo lo Study With Me. E ovviamente, tra le altre cose, ringraziamo gli scooter che passano come sempre. Mi giro un po' così, la luminosità, diciamo che risulta essere migliore. E altra cosa, c'è fuori Bongo. Bongo e Cremino. Cremino è lì sotto, è sotto la copertina che sta un po'... si sta muovendo. E di là c'è Bongo. Bongo, patatina. Fatti vedere in tutta la tua bellezza. Abbiamo appena pulito la gabbietta, ovviamente già qualche cacchino non manca. Lei è Bongo ed è un porcellino a pelo nudo, è molto vivace e quando è fuori molto coccolona. E invece qua sotto abbiamo Cremino, che ve la faccio vedere così. Eccola qua, Cremino, ciao, ciao patata. Lei invece è molto più schiva rispetto a Bongo. Bongo è meno fifona, vedete? Ciao tata. Altra cosa essenziale sono questi, sono alcuni quesiti di verifica che ho stampato e sono sempre della EDISES, perché con EDISES, che è questo manuale qua, che è lo stesso manuale che ho usato per la prova preselettiva, o meglio è la stessa casa editrice del manuale della prova preselettiva che mi ha aiutato molto a prepararmi. Praticamente dentro ci sono, oltre ai quiz che andremo a fare ovviamente, ci sono anche i quesiti che si possono stampare come in questo caso e altre lezioni in più, insomma ci sono molte cose interessanti. Mancabile astuccio, al momento solo questo qua che è quello del lavoro, con dentro evidenziatori vari, matite, penne, bianchetti, c'è un washi tape che continua a disparsi. E niente, al momento solo questi. Invece no, perché oggi sono andata a casa e ho preso altri evidenziatori che sono i miei preferiti in assoluto. Eccoli, i evidenziatori miei preferiti in assoluto, ovvero, ebbene sì, gli Stabilo Boss Nature Colors, che sono quelli autunnali. Ragazzi, queste colorazioni top. Tra l'altro ho visto un reel di Stabilo, che Italia ovviamente, che dicevano di voler fare indirettamente un evidenziatore rosso. Ragazzi, rosso perfetto, facciamolo rosso, marrone scuro, non sarebbe male. Per il resto diciamo che sono super soddisfatta, però allo stesso tempo ho deciso di tenermi anche questi, che sono quelli della tinta unita, e sono tantissimi. Tra l'altro il set è molto bello, è semplice, trasparente. Anche i evidenziatori stessi sono molto belli perché sono monocolore. E niente, quindi li terrò qua con me, che non si sa mai, magari mentre studio li uso. Vi starete domandando in tutto questo come non ci sia il caffè latte, visto perché l'ho bevuto prima, però tra i tanti must have c'è anche quello. Comunque oggi, dato che non abbiamo tanto tempo perché poi devo andare a lavorare, ho deciso di fare i quiz non dal computer, quindi questo possiamo anche toglierlo, lo mettiamo qua, bensì questi qua. Perché questi qua racchiudono un po' tutto quello che è lo studio che si fa al suo interno. Ovviamente non c'è tutto, però ci sono magari le tematiche base. Quindi per avere una sorta di infarinatura generale, si possono comunque fare questi quiz che male sicuramente non fanno. Allora, i quiz sono fatti in questo modo. Vedete, io ho deciso qua sotto, sotto ogni quiz, di farmi una sorta di schemino barra diario degli appunti, così che quello che vado a segnare come risposta e soprattutto vado a leggere mi rimanga impresso un po'. Ad esempio questa è la parte di diritto costituzionale, poi c'è la parte di tributario, la parte di diritto amministrativo, insomma c'è un po' di tutto. E secondo me è un ottimo metodo per approcciarsi alla materia. Sicuramente servirà a leggere anche il manuale, cosa che sto già facendo, però
per avere un'infarinatura basilare, come dicevo prima, secondo me fare i quiz aiuta tantissimo, anche perché la prova scritta, che è prevista per martedì, è solo a crocette, quindi non è necessario, almeno per questa prova scritta, avere una nozione molto più specifica delle cose. Quello servirà per l'orale, secondo me, però non so come andrà, io ci proverò e niente, detto questo direi di iniziare a studiare. Adesso devo continuare a sistemare casa e a breve a prepararmi per questo motivo missa, proprio che finirò per oggi lo studio, riprenderò domani. Comunque com'è andata? Non è andata male, alcune cose me le ricordavo quindi molto bene, altre cose invece le devo rivedere, però sono cose secondo me che sono fattibili da ricordare. Niente, c'è fuori Cremino che sta mangiando il suo bastoncino. Adesso Bongo è lì sotto, non so se riuscite a vedere il fagotto lì, si nascondono sotto il plaid, non so perché. E niente, detto questo, se il video vi ha tenuto compagnia, sono felice, e niente, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. A breve ci saranno nuove novità, perché adesso vi spiego e vi spoilerò qualcosa. Come potete notare, sto studiando sull'isola della mia cucina, che è questa. Non è che io non abbia una scrivania, in realtà l'ho comprata un mesetto e mezzo fa, è arrivata, ma ancora non l'ho montata, quindi ci sarà un video inerente al montaggio, insomma, e all'arredo della mia nuova scrivania. E poi ovviamente ci sarà un desk tour. E niente, con questo mega spoiler vi salute. E niente, con questo mega spoiler direi che ci vediamo con un prossimo video. Ciao!